Ecco, finalmente siamo qui con lei, con Stella. Finalmente ci siamo collegati in diretta. Abbiamo potuto raggiungerla nella lontana Inghilterra, no? Ciao Stella, come stai? Tutto bene? Tutto ok? Tutto bene, sì, grazie, Sì, buonasera. ce l'abbiamo fatto questa volta, eh? Ce l'abbiamo fatta, eh? Sì, ecco, ora ti sento meglio. Sì, questa volta ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo Dai. fatta, eh? Abbiamo avuto dei problemi l'altra volta, però ecco, ci abbiamo riprovato. E questa volta sì, diciamo che la connessione è perfetta. Come sta? Allora, che mi dici Stella, come stai? Io ti voglio fare una domanda prima di iniziare. Ma una ragazza napoletana, come è Sì. andata a finire in UK, Alicia, in Inghilterra? Dici, raccontami un po' come è andata. Ma allora, io ho iniziato, diciamo, a cantare più o meno quando avevo 16 anni, quindi ho sempre fatto Ah, musica. scusa, la presentazione l'ho fatta bene, no? Immagino, se c'è qualcosa Sì. che è tutto ok, no? Sì. E poi, diciamo, ho intrapreso degli studi classici appunto con lirici al Conservatorio di Napoli e poi ho, diciamo, iniziato a scoprire quello che in realtà volevo fare, cioè musica mia originale. Allora, tutto ciò mi ha portato poi a ovviamente andare in un paese dove c'è più questo tipo di musica, Certo, quindi certo, elettronica, dark wave, certo. quindi uno stile gotico. Sì. Io sono stata a Londra, ho vissuto a Londra prima di tutto, quindi mi sono trasferita a Londra. Ho vissuto lì circa 3 anni e poi da poco mi sono trasferita a Leeds perché ho trovato, diciamo, Londra, nonostante sia comunque una città che offre molte opportunità a livello lavorativo, l'ho trovata un po' troppo caotica e stressante. Quindi mi sono trasferita a Leeds, dove comunque c'è molto di più la musica che io faccio. Cioè, quindi la musica gotica di questo genere è molto più suonata nei club, quindi è questo, per questo è il motivo che, insomma, per cui mi sono trasferita, perché qui, diciamo, nei pub, nelle venues si suona molto, molta musica originale, mentre purtroppo in Italia, la musica originale ed elettronica non è che si suoni nei pub. Ora, poi ovviamente ci sono le eccezioni, però, soprattutto nel meridione, purtroppo questa è la realtà, Beh, quindi. chiaramente poi sappiamo che l'Inghilterra è stata sempre, no, la famosa British Invasion, no, degli anni Ottanta, no? I Depeche Mode, gli Yazoo, dell'elettronica sono stati proprio precursori, proprio, Esatto, no? esatto, Ecco, esatto. quindi Stella, Quindi allora io qui, proprio a Londra, tra l'altro il video che tu hai mostrato di All That I Need è stato girato a Londra. Ah, ecco, bene. Sì, ci tenevo appunto a parlare di questo video. È un video che è stato girato a Londra e ho diretto e ho fatto il tecnico delle luci Ah, però. durante questo video. Sì, diciamo che è stato complicato da girare, non tanto per le riprese, perché fortunatamente ho avuto un filmmaker molto bravo, quindi sono stata fortunata, non era, insomma, un videomaker, ma proprio un filmmaker, ma è stato complicato perché eravamo solo in poche persone, quindi abbiamo dovuto fare tutto, insomma, io ho fatto appunto le Sei un luci. tuttofare, sei le luci, suoni, insomma, fai tutto in pratica, ti dedichi a tutto, eh? Io, diciamo, al conservatorio ho studiato solo canto lirico e ovviamente pianoforte e altre cose, però tutto ciò che ho imparato, diciamo, l'ho imparato da sola in questi anni, Ah, quindi ok. come gestire le luci, la produzione musicale, quindi software Cubase, adesso sto imparando anche a fare editing video con DaVinci Resolve, che è un altro software proprio per fare video. Quindi insomma sì, è un po' così che funziona qui in UK, cioè devi un po' saper fare tutto. Quindi per me è fondamentale. Poi anche io, sai cosa, io ho una mia visione, una mia vision, no, della mia musica che Visione è anche dark, scura? immagine. Visione dark, no? Dai un'immagine un po'. Perché la tua musica come si può definire in pratica, in tre parole? Guarda, io non la definirei, non mi piace mettere. Non mi piace essere messa in una categoria. Quindi, Bene. tant'è vero che il primo album, diciamo, è molto gotico, quindi ha sicuramente dei suoni dark, però, il nuovo singolo è più elettronico, elettropop.
Ok. Quindi io diciamo, non credo che si possa, ecco, mettere la mia musica in una categoria, perché io comunque sono influenzata da diversi Certo, artisti. certo. Non ho diciamo, uno stile musicale unico di riferimento. Certo. Ok, Quindi Stella. direi che sarei influenzata un po' da David Bowie, un po' da Depeche Mode, Gary Numan. Ah, però. E quindi sì, davvero, insomma, sono differenti stili musicali. Bene, bene, Riguardo il video, è un video diciamo, ambientato nel periodo sia vittoriano che Tudor. bene. Si vede appunto la suite è di stile Tudor, dove abbiamo effettuato le riprese, poi abbiamo Sì. effettuato le riprese in un cimitero di Ah, notte, quindi però. sono tutte riprese effettuate, cioè sono autentiche, non ci sono effetti. Non ci sono Quindi è stata anche effetti. questa la difficoltà del video, cioè girare di notte, insomma riprese notturne sono difficili da effettuare. Il video rappresenta ovviamente esperienze personali, quindi non sono esperienze. Non sono immagini, diciamo, finte, sono cose autentiche. Sono Ah, esperienze ecco. personali, di erotismo, lussuria, di morte. Ah, Vi però. è, Un sì. bel ambientino c'è. Sono Certo. esperienze di vita che, io ho rappresentato in questo video. Diciamo che, ovviamente la morte, diciamo, è come la vita, è una delle cose, insomma, che succede, no? Ma è Quindi chiaro, normale. non Fa parte della vedo. vita, la morte fa parte della vita. No, Ascolta, ecco, Bestella. io ci tengo a precisare che in questo video io ho anche voluto rappresentare il conflitto interiore che io vivo, cioè tra bene e Ah, ecco. male. Quindi Ok. la visione artistica non è separata dalla visione, diciamo, dalla parte personale. Ok. Quindi Ascolta, è una Stella. rappresentazione della, diciamo, della mia esistenza, però. Ovviamente, diciamo, vista comunque in maniera artistica. Ok, È una mia ok. visione, questo Bene. vorrei, diciamo, ci terrei a precisare. Non è un po' un'esagerazione, ovviamente. Un'altra cosa che volevo comunicare Sì. è che c'è un nuovo video Sì. per Images of Death, che è il mio nuovo singolo, Sì. che io ho filmato e ho diretto. E Ok. attualmente sto editando, Bene, perfetto. che Io direi uscirà a che breve. A questo punto, visto che questo è un Naki DJ Special Christmas, abbiamo tanti tanti invitati, io direi che è ora di far suonare le trombe, come diceva Turchetti una volta. Cosa ci fai sentire? Cosa ci fai suonare? Allora, io avevo pensato di proporre i miei due brani, quelli del singolo, dell'album che è uscito, quindi Images Sì? of Death e Images of Death Remix. Ok. Inizio magari col primo. Vai, iniziamo allora, via. Sì. Vai, un applauso, facciamo un applauso alla grande Stella che ci suonerà ora in diretta. She's not able to think. She's not able to speak. She can't speak my name. As she says goodbye with the last gaze, I'm terrorized. I turn away. A part of myself dies with death. The sky is red and I scream in vain. The pain is endless, the bottom Questa è Stella, line. ragazzi, Stella Wembley. She passed away. All the happiness ends when I close my eyes. As images of death are stuck in my mind. All the rooms are empty, cold and gray. All the stars are.
she passed away. All the happiness sent when I closed my eyes, as images of that are stuck in my mind. Stella Wembley, ragazzi, direttamente in diretta da Leeds, UK. I am finally found and totally lost. All the black clouds are hiding the moon. Hearing her steps in a gloomy room. In a gloomy room, seeing her dying really too soon. A part of myself dies with that. The sky is red in a screaming bay. The pain is endless, the bottom line. As images of death are stuck in my mind. Stella Wembley in diretta, ragazzi, Sky, Naki DJ. Let's show. All the rooms are empty, cold and gray. All the stars are dead, she passed away. All the happiness ends when I close my eyes, as images of death are stuck in my mind. All the rooms are empty, cold and gray. All the stars are dead, she passed away. All the happiness ends when I close my eyes, as images of death are stuck in my mind. All the rooms are empty, gold and grey. All the stars are dead, she passed away. All the happiness ends when I close my eyes, as images of death are stuck in my mind. All the rooms are empty, gold and grey. All the stars are dead, she passed away. All the happiness ends when I close my eyes, as images of death are stuck in my mind. Stella Wembley in diretta da Leeds, ragazzi, UK. Un bel applauso, grande Stella, grande, grande, grande. Grande, grande. Grazie. Beh, io ho notato tanta, tanta energia in questo pezzo, proprio mi è arrivato, c'era molta, molta energia, veramente brava, complimenti, complimenti. Mi fa piacere. Allora, io diciamo, sì, insomma, si prende un po' tutto insomma, con l'allegria, però questo pezzo ovviamente è un pezzo, si chiama Images of Death, quindi tradotto in inglese. L'immagine della morte, no? L'immagine della morte, sì. Allora, questo è un pezzo che ho scritto per mia madre, purtroppo è venuta a mancare molti anni fa. Okay. E, però ecco da esperienze negative ci sono poi ovviamente nascono cose positive, certo. Ed è questo aspetto della musica, cioè certo. Che dà diciamo l'opportunità di esprimersi e di creare poi cose artistiche che sono poi cose belle. Certo, lo vogliamo dire in inglese per qualche tuo followers che stirà vedendo in inglese questa cosa breve, perché abbiamo altri ospiti, quindi sì, vai. Allora, I want to say
This song is for my mother, Images of Death, who passed away many years ago. So I wrote this song for her. So the lyrics are very personal. Okay. And I want to say also thank you for following and for supporting me. And thank you so much. If you want to support me, go to my website www.stellawembley.com and subscribe to my website. And also you can find my music on YouTube, on Spotify and all the digital stores. Ok, Stella. Sì. Benissimo. Allora, cosa ci fai sentire? Un altro pezzo, hai detto, giusto? Sì, allora, Images of Death Remix volevo far sentire, che è il secondo brano tratto dal mio album, che in realtà ho qui. Ok, facci vedere. Quindi lo mostro, insomma, eccolo qui. Eccoci qua, aspetta che metto lo display, eccolo qua, Stella Wembley. Sì. Image of Day, perfetto, allora, si vede benissimo. Allora, questo è un CD che io ho, che ho prodotto con la mia etichetta, okay. Cosic Empire Records, okay. Ed è disponibile sul mio sito www.stellawembley.com. Ok, perfetto. Worldwide, però è stato distribuito worldwide. Si può scaricare anche tipo in qualche altra, tipo Spotify o Apple o ancora no? Certo, è disponibile su tutte queste piattaforme. Piattaforme però digitali, io invito, no? Invito diciamo, chi mi segue a comprare la copia fisica, perché io credo sia importante oggigiorno per i musicisti proprio l'avere il supporto dei fans e l'acquisto del prodotto. Okay. Perché è come un'opera d'arte, no? E quando certo. Tu hai un quadro, ce l'hai in casa, oppure lo guardi un'immagine su uno schermo, insomma è una cosa diversa. Certo. Quindi io invito vivamente chi mi segue a acquistare la copia fisica. Okay. Allora Stella, io ti dico una cosa, siccome purtroppo il tempo è tiranno, come si dice, abbiamo tanti ospiti, io direi, purtroppo il secondo pezzo non ce la faccio a metterlo, capito? Perché siamo un po' in ritardo. Quindi ecco, volevo magari dirti, ecco, l'ultima cosa che vuoi dire magari per i tuoi fans, qualcosa, i prossimi concerti o cosa vorresti fare? Allora, io vorrei innanzitutto ringraziare tutti quanti per il supporto. Vorrei dire che sul mio sito sono disponibili appunto i dischi da acquistare e la mia merce. Okay. Quindi ci sono magliette, insomma, t-shirt, queste cose qui. Sì. C'è anche un'altra opzione per chi vuole iscriversi al mio sito. Sì. Ci si può iscrivere sia gratuitamente, sia ci sono delle opzioni a pagamento che si chiamano memberships, ossia ogni mese con un piccolo contributo ci sono dei contenuti extra disponibili per chi appunto paga questo contributo. Sarebbe, ad esempio, una Stella Wembley, sarebbe video, una Stella Wembley Premium, no? Per dire così via, no? Per quelli che vogliono sapere qualcosa più di te. Niente, esatto. Stella, io bisogna che ti lascio perché gli ospiti di questa sera sono tanti, il tempo io è tiranno. Grazie per avermi invitato. Grazie a te, io ti faccio un altro applauso. Ci vediamo, thank grazie you. Di essere stato in questo mio formato Aki DJ Le Show e ci Aki sentiamo la prossima volta, ok? Grazie un bacione, mille. Ciao Stella, tante cose, ciao.